Mister Amato, partiamo dagli ultimi minuti. Sull'1-1 stava bene un pareggio, poi arriva il gol di Gomez, il vostro bomber, e lì ovviamente pregustavate una grande vittoria, poi c'è stata l'ultima azione, punizione, traversa, rigore, espulsione, un due pari comunque alla fine che può soddisfare. No, assolutamente. Ripeto, avevo molte assenze importanti oggi, quindi abbiamo dovuto, noi di solito giochiamo con quattro dietro, per gli elementi che c'avevo a disposizione ho dovuto schierarmi a 5 e quindi abbiamo perso forse qualcosa in fase offensiva, però diciamo che alla fine il 2-2 può essere il risultato più giusto per quello che hanno espresso le due squadre, due squadre che, ripeto, due neopromosse che stanno mettendo in difficoltà quelle che vanno per la maggiore, e questo va a merito dei ragazzi che sia io che mister Mariotti alleniamo. Infatti due matricole a confronto, le due sorprese, lasciando perdere un po' il Bizartena che sta capeggiando il girone, in un girone appunto difficile state facendo bene e soprattutto voi state continuando a giocare, ci sarà poi la gara di domenica, mercoledì un altro turno di campionato, è una storia infinita. Ma adesso domenica abbiamo il derby col Cassino, e mercoledì abbiamo l'infrasettimanale con Giuliano, poi ritorniamo in Sardegna a Lanusei, poi abbiamo il recupero con la Nocerina, quindi questi ragazzi non ce la fanno più, anche perché questi siamo. Non è che oggi se vedi la panchina nostra è come c'è cioè il 2003, il 2004, quindi la dice lunga su quelle che possiamo dare e che stiamo dando fino adesso. Appunto, grandi meriti, perché poi state venendo da una striscia positiva, avete incontrato anche nei recuperi dei grandi del girone. E ti dico, ti posso dire una cosa? Sì. Il rammarico è più per la partita di mercoledì con Latina. Con l'uomo in meno abbiamo avuto una grande occasione per vincere la partita, abbiamo sofferto di meno che oggi qui contro il Carbonio. Mister, dall'altra parte c'è la Piredda che non giocherà domenica, ha giocato oggi, per voi un po' una maledizione, nel senso che ha inventato l'1-1, è un grande giocatore, no? Lo sapevamo, infatti l'abbiamo tenuto bene per quasi tutto il primo tempo, l'avevamo ingabbiato bene, è bastato sbagliare un'uscita e ci ha castigato, però si vede, un giocatore, noi sapevamo il valore di Piredda, però è un giocatore così se lo inventa il gol, certo. Infatti nell'unica occasione che non siamo riusciti a raddoppiarlo ci ha fatto gol. Mister, ripercorrendo un attimo il vostro girone d'andata, la vittoria ad Arzachena vi ha dato un po' la svolta, era un periodo un po' buio. A noi purtroppo ci ha bloccato il Covid in due fasi. Le prime quattro partite di campionato eravamo primi con 10 punti, poi ci hanno bloccati, siamo stati fermi un mese, abbiamo preso due partite, una a Nola e una ad Artena. Ad Nola abbiamo vinto 3-0, ad Artena abbiamo perso 2-1. Poi siamo stati fermi 40 giorni e abbiamo ripreso col Savoia, perdendo una partita stranissima. Cioè una partita con un colpo di testa abbiamo perso. Invece quella che abbiamo toppato pienamente è stata la partita con la Torres, proprio anche perché i ragazzi, lo sforzo che avevano fatto la domenica contro il Savoia l'abbiamo pagato, perché poi stare fermi 40 giorni e riprendere non è facile. Lo sto vedendo anche con qualche squadra che va per la maggiore. E non è facile per voi, anche perché poi domenica vi mancherà Zonfrilli, Iorio e adesso ci attrezzeremo anche per domenica, tanto sono abituato a vivere nell'ultimo periodo a cercare di tamponare. Grazie mister, complimenti. Grazie a voi.